sono Carlo, Carlo Rasulo, in realtà si dice Rasulo, vengo da Napoli, sono un architetto e sono diciamo freschissimo del mondo di Blender, lo conosco da un annetto e mezzo. L'anno scorso, dopo praticamente un avvenimento importante diciamo che mi è capitato, ho scritto il mio primo corto. Vabbè, quello che ho detto, praticamente questo è il mio primo corto che ho realizzato in Blender, in realtà è il primo corto che ho realizzato in assoluto, perché vengo da un altro programma, ma ho formazione architettonica, quindi questa è la mia passione. L'ho realizzata dopo un periodo particolare e niente, lo vediamo così, sarà più facile dopo. La prima cosa che ho praticamente attraversato per la creazione di questo corto è l'idea. Ovviamente c'era la necessità di comunicare qualcosa e tutto nasce appunto da un bisogno, che erano le mie emozioni in quel momento. Per l'idea praticamente qua c'era un video, non capisco perché non parte, va bene. C'era questa nuvola di spunti dove praticamente c'era, qui c'era un video adesso, non si vede, praticamente c'era vari elementi, che era il robot,
gli ingranaggi, il tempo che scorreva e tante altre cose. Queste idee le ho praticamente messe in ordine, come ho fatto? Praticamente sulla carta mi sono scritto tutti gli elementi particolari e caratterizzanti del corto. Mi sono praticamente scritto che ci dovevano stare gli ingranaggi. Avevo tempo fa letto un libro che si chiamava Le meccaniche del cuore, si chiama ancora Le meccaniche del cuore, quindi praticamente volevo rappresentare questi ingranaggi che giravano, si fermavano, potevano essere anche aggiustati, eccetera, eccetera, un po' come una macchina praticamente. E volevo rappresentare due elementi importanti, l'usura e il tempo. Il tempo è, diciamo, una componente particolare di questo corto. Il tutto volevo farlo attorno a un loop che, come si è visto, è fatto in tre atti. Il loop tra il buono e il difficile da accettare. La casa, l'amore, la rigenerazione, il mondo esterno che ti chiama per il lavoro, per tante altre cose, che comunque ti usura un poco. No, non un poco. La fase organizzativa, quindi, mi sono dato subito una scadenza. Nel caso specifico ho fissato una data che era il 9 maggio 2021. Io ho iniziato il corto a inizio aprile, quindi praticamente avevo un mese. Può sembrare tanto, ma praticamente lavorandoci solo il pomeriggio e un po' la sera non era tantissimo. La data coincideva ovviamente con la festa della mamma, tra l'altro ricade con oggi. E quindi praticamente ho fatto il calcolo dei giorni. Questi giorni li ho praticamente divisi per le tre fasi che conosciamo tutti: pre-produzione, produzione, post-produzione. Fase importantissima, quella dello storyboard. Quindi praticamente ho disegnato in ordine cronologico tutte le varie sequenze con delle, diciamo, con le inquadrature, in questo caso anche in modo molto brutale, visto che non sono un disegnatore, però mi sono praticamente, queste sono solo tre slide, ma ce n'erano tante altre, mi sono praticamente dato come obiettivo quello di rappresentare tre atti. Il tre era un numero importantissimo nel mio caso, cioè tre erano i personaggi, tre dovevano essere gli atti, più avanti vedremo che era anche una componente dell'illuminazione. Nel primo atto volevo introdurre quello che era l'elemento principale, il cuore, gli ingranaggi che girano, e il robot principale. Nel secondo atto ho introdotto il tempo, quindi vediamo l'orologio che ogni volta si ripropone, gira, 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 e quindi il loop che va avanti. In questo caso ho introdotto il robot mamma, tra virgolette. E nel terzo atto praticamente c'era la risoluzione di tutto il corto. Come mi sono aiutato? Con un arco narrativo. Un arco narrativo si trova tranquillamente in rete e rappresenta un po', serve per dare dinamicità a quello che è un film. Ovviamente questo qua è molto semplice, ce ne sono dei più complessi, si può trovare anche quello praticamente di Matrix, ad esempio. E quindi una chiamata all'azione, la crisi, il culmine e la risoluzione. Poi praticamente ho fatto ricerca, quindi siamo ancora nella fase di pre-produzione. Ho iniziato a cercare un po' di mood, ad esempio questo signore qua, così è ovviamente un mood abbastanza, diciamo, poco felice, e vari robot, dove praticamente dovevo prendere spunto. Infine praticamente ho iniziato a disegnare quello che doveva essere il mio personaggio, e quindi la fase di character design. La parte importante di questo robot erano le ammaccature, le cuciture, le varie placche metalliche, bullonate, eccetera, eccetera. Non ho messo praticamente né bocca né sopracciglia, quindi era anche abbastanza difficile dare le emozioni senza avere questi elementi. E c'era praticamente l'elemento cuore, questi ingranaggi che ruotavano, si fermavano e quindi potevano essere aggiustati tramite uno sportellino che si apriva. Quindi la preproduzione, che ha visto velocemente idea, concept, storyboard, reference, character design, e in questa fase ho scelto anche già subito la musica che mi serviva sotto. Perché? Perché praticamente in Blender me la sono messa sotto e lì andavo praticamente un po' a tempo, dove dovevo velocizzare, dove dovevo andare più piano, eccetera, eccetera. La modellazione è abbastanza semplice, tra virgolette. Quello che, cioè, modellato un personaggio, mi sono andato a fare gli altri due personaggi. Per diversificarli li ho praticamente specchiati, ho cambiato le texture, ho fatto i tagli diversamente. In questo caso, un blocco principale, ho fatto i tagli nel volto con lo strumento taglierino e poi praticamente le ammaccature con un po' di scultura. Gli asset. Quello che per me era importante era la scadenza, la deadline, quindi
non potevo modellare tutto e ho praticamente scaricato, quindi lo scatolone, le polaroid ovviamente le ho scaricate, ho fatto le texture, il bambino eccetera eccetera. Quello che diciamo mi premeva era la scadenza, avevo dei giorni prefissati, quindi per cui ho iniziato a scaricare anche cose per arricchire la stanza. Il materiale, è semplicissimo, fatto praticamente da una texture, una diffuse, dove ho applicato per, diciamo, proprio per accentuare, siccome era un ambiente molto buio, a me servivano i riflessi, quindi mi sono aiutato sia con i riflessi appunto del materiale, sia praticamente con luci che effettivamente non vengono giustificate. Noi abbiamo una luce principale che è quella della televisione e un'altra praticamente secondaria che era del soffitto. In realtà ci sono delle luci nascoste proprio per enfatizzare dei riflessi. Queste sono altre texture, quindi ho dovuto fare delle polaroid per la scena del bagno, ho introdotto queste industrie per dare un carattere ancora più, diciamo, difficile del mondo esterno, sporcature varie, un ambiente abbastanza difficile, tra virgolette. La fase del rigging, quindi praticamente ho iniziato a mettere le ossa, quindi tutte, diciamo, per fare i movimenti, ma quello che è stato importante è personalizzare questi controlli, proprio per avere per essere più agevolato poi dopo nella fase di animazione. L'ho fatto tutto a mano, quindi praticamente senza nessun add-on, anche perché era abbastanza semplice, non c'era tantissimo da rigare. Anche qua c'era un video, quindi lo spazio nero praticamente era un video. E nell'illuminazione ho dato particolare attenzione. Quello che volevo creare era il contrasto cromatico, come ho detto prima, il numero 3. A sinistra, ad esempio, ho dato i toni caldi, che rappresentano comunque la zona tranquilla, il bambino che gioca, diciamo un ambiente casalingo accogliente. A destra ho dato ad esempio toni freddi, che danno, diciamo, dinamicità, ad esempio il rumore della TV, la porta di uscita, l'azione del personaggio. Diciamo, i toni freddi di solito sono un po' più difficili, no? Sono un po' più negativi, tra virgolette. E al centro ovviamente c'era l'equilibrio, quindi praticamente dopo mamma, che faceva da filtro tra il mondo a sinistra e il mondo a destra. Questo per riprendere quello che era il mio tema iniziale, il loop, quindi si usciva dalla porta che sta sulla destra, dove stanno i toni freddi, e grazie poi a chi sta sulla sinistra, quindi il bambino, si risolveva il tutto verso la fine. Alcune inquadrature sono stato abbastanza centrale, forse questo me lo porto un po' dall'architetto che sono, quindi erano scene abbastanza centrali, in alcuni casi praticamente scene con la regola dei terzi mi sono organizzato facendo centrare i personaggi. E la profondità di campo, questo mi è servito soprattutto per dare un po' più di bellezza, tra virgolette, al corto, oltre che guidare lo spettatore sull'azione. Quindi mettendo a fuoco qualcosa lo porti a far vedere quello che vuoi. Ma l'animazione è stata abbastanza, semplice, lineare, essendo robot fanno delle animazioni, dei movimenti più che altro lineari. Non c'erano grosse camminate, non c'era tanto da fare, pure perché erano movimenti molto lenti, però comunque è stato complesso gestire una mole di lavoro così grande, soprattutto per i cambi di inquadratura, che ho gestito con il comando Bind Camera to Markers, che praticamente mi agganciava in timeline già la camera, così potevo avere già una sequenza dei cambi e andavo praticamente ad animare o a gestirmi solo le scene che mi importavano. Cioè, se io stavo inquadrando ad esempio la parte di sopra, ovviamente sotto non mi metto a fare la camminata. In alcuni casi, infatti, se vediamo il file, praticamente mentre lui cammina e viene inquadrato sotto praticamente sto facendo questo, però nessuno lo sa e lo immaginiamo tutti che stava praticamente camminando. Il motore di rendering è stato scelto, qui c'erano due video che non vedremo, praticamente perché stiamo proiettando su me. Questa cosa vorrei sottolinearla. Il motore di rendering ovviamente è stato scelto già dalla fase di preproduzione, avevo una scadenza, quindi
di tutta la vita, e poi perché per me è una novità che in 12 secondi facevo un render più o meno buono, cioè. Vengo da altri programmi che non mi permetto di nominare minimamente. Quindi dopo praticamente la fase di produzione sono passato alla post-produzione. Post-produzione molto leggera, nel senso che c'è stato un po' di compositing, il montaggio, la color, l'audio e i titoli di coda. Allora, prima di tutto mi sono accorto che in alto a destra, qui, praticamente mancava il riflesso del robot mamma quando praticamente gli mette l'occhio, gli ripara l'occhio, quindi per questo praticamente ho preso un frame, l'ho agganciato all'interno con il software e l'ho messo in post-produzione, evitando quindi di renderizzare tutto da capo. Gli unici due canali che mi sono esportato sono quello RGB e Ambient Occlusion, e i tagli sono stati fatti praticamente tutti a tempo con la musica. Nella prima traccia, che è questa qua, praticamente c'era il video, e quindi ho tagliato seguendo il tempo della musica, o in qualche caso l'ho messo anche in levare qualche taglio. La seconda traccia era quella della musica principale, musica che avrei voluto praticamente comporre io suono un po' la chitarra, c'ho un gruppo, però era impossibile rispettare quella data di scadenza. Infine, praticamente sotto c'era una traccia di sound FX, dove praticamente c'erano i battiti del cuore, i cigoli, gli ingranaggi che si muovevano, e lì potevo praticamente alzare il volume e fare un mix ad hoc, insomma. Anche qua c'erano due video, praticamente il logo, sono stati animati due tipologie di logo, uno per l'intro e un altro per l'uscita. Abbiamo visto quello dell'uscita, c'aveva un carattere diverso, dove c'era la parte di mamma che andava verso l'alto, invece qua, questo qua per l'intro, semplicemente era l'ingranaggio che girava a tempo di musica e poi mi introduceva direttamente sul cuore del personaggio iniziale. Alcune curiosità: beh, render totali ne sono stati praticamente 10.000 in RGB e Ambient Occlusion. Il titolo della musica scelta è, scusate l'inglese, I am a man who will fight for your honor, che giustifica anche la scelta della musica, quindi provate a tradurre. È stato pubblicato l'anno scorso, un anno fa ovviamente, quindi alla festa della mamma, era l'anno scorso, festa della mamma è oggi, quindi un po' la curiosità per chiudere questo ciclo. L'audio di sottofondo emesso dalla TV sono registrazioni di chiamate di emergenza per il disastro di Chernobyl. E nei quadri erano praticamente rappresentate centrali e industrie, questo per dare il carattere di un mondo difficile da attraversare, quello che sta fuori, eccetera, eccetera. Il bambino gioca con una chiave inglese, ovviamente è un robot, quindi gioca con quella roba. Tra gli oggetti che stanno sulle mensole del bagno c'è anche una pompetta di olio per gli ingranaggi metallici. Il disegnino sulla parete del logo del corto è sia il logo del corto che praticamente un mio tatuaggio, è stato scelto più, diciamo, per questo che per... che peraltro... Oh, cosa? Dov'è il su... No, è una parte che si può, mostrare. Vabbè, dopo l'intervento che c'è stato prima, io ho fatto anche una stampa veloce, l'oggettino però non ce l'ho qui con me, sto ancora finendo gli altri pezzi. E il corto l'ho praticamente candidato a vari festival su un canale che su un sito che consiglio per chi praticamente vuole candidare questi corti oppure dei film, che è filmfreeway.com. È abbastanza semplice, praticamente si va a creare la scheda del corto, si carica il corto e con un click ti cerchi tutti i vari festival gratuiti oppure a pagamento, eccetera eccetera, e con un click tu lo candidi. Dall'altra parte praticamente arriva direttamente la scheda del film, quanto è stato prodotto, quanto è lungo. Già il portale ti dice se è candidabile o meno, ad esempio alcuni festival non doveva essere più di 3 minuti e quindi non me lo lasciava caricare, ad esempio. Questi qua che prendo finito. Qua anche c'era un video, vi ringrazio, ci stava praticamente... Vabbè, sul mio canale potete vedere qualche altra piccola animazione che mi sono cimentato a fare nel mio piccolo. Grazie.